Grazie a voi, grazie Laura per avermi invitato. Sono stato più volte evocato già nelle relazioni precedenti ed è veramente un piacere per me essere qui oggi a parlare di questo argomento. Abbiamo parlato molto di avanzamenti tecnologici e di gestione del paziente. Sicuramente la radiologia interventistica è uno dei più spettacolari avanzamenti che si sono avuti in questi anni sulla gestione dei pazienti. E direi che segnatamente nel mio ospedale ho vissuto in prima persona il convincimento che ho visto nascere e crescere progressivamente nei miei colleghi di altri reparti sul fatto che i mezzi forniti oggi della radiologia interventistica siano assolutamente imprescindibili nella gestione di molte realtà, ma tra queste certamente una di quelle più spettacolarmente incluse nelle possibilità della radiologia interventistica è il politrauma. Molte di queste cose sono già state magistralmente dette dagli oratori che mi hanno preceduto, quindi faccio passare velocemente queste slide che riepilogano quello che è già stato detto. Sappiamo che c'è un trauma team primario che si occupa di questi pazienti, tra quello che va fatto in emergenza, fatto sostegno alle funzioni vitali, alla contrazione clinica di base, la diagnostica radiologica. Non mi stancherò mai, come è già stato detto più volte, di ribadire quanto sia fondamentale, centrale, insostituibile il ruolo della TAC che va fatta il prima possibile, lo dico segnatamente dal mio punto di vista. Poi passiamo a un traumatismo esteso nel quale entrano altre figure che man mano che si va a precisare e a delineare il quadro di scena complessivo delle lesioni che sono apposte al paziente, vengono chiamati al capezzale, diciamo, del paziente per fornire il loro approccio e il loro apporto. E tra questi ovviamente c'è anche la radiologia interventista. La Golden Hour, non dilungo, in omaggio alle esperienze del Regno Unito, del laboratorio che mi ha preceduto, faccio vedere questo che è ovviamente il nostro mantra. Dobbiamo trattare per primo ciò che uccide per primo. Quindi è fondamentale la gerarchizzazione, l'ho chiamata io, delle lesioni. Il radiologo interventista è chiamato ad essere una parte attiva in questo processo decisionale e per essere parte attiva deve essere coinvolto molto precocemente. Perché? Perché fornisce la sua lettura orientata dell'immagine, che è uno, se posso permettermi, un'assemblea come quella di oggi che è formata da moltissimi radiologi che probabilmente si occupano solo di radiologia diagnostica. Il radiologo interventista ha una visione ancora più settoriale delle immagini che fornisce l'immagine e segnalamente la TAC. Perché? Perché oltre che a ribadire e a confrontarsi con quanto hanno detto i diagnostici sul tipo di lesione che sono in corso al paziente, ha una visione mirata a quello che la detezione di queste lesioni potrà implicare sotto il profilo del tempo, sotto il profilo del tempo di ciò che è necessario fare e di quanto tempo occorrerà per fare ciò che è necessario fare. Quindi può dare una stima presuntiva del tipo di procedura richiesta e di quanta sia la sua presunta complessità anche in base all'anatomia vascolare del paziente, okay? E quindi dare una stima della durata di questa presunta procedura che deve essere fatta, del tipo di approccio e così via. E questo è fondamentale. Per noi la TAC è, per noi radiologi interventista, è l'altra metà della mela del nostro lavoro. Non possiamo fare nulla senza la TAC, senza una TAC fatta bene. In realtà noi siamo questo, siamo inscindibilmente legati a ciò che la TAC dice. E spezzo una lancia, ma anche due, in favore di un protocollo multifasico. Assolutamente.
Non credo che l'ambito del politrauma maggiore sia quello nel quale noi dobbiamo, come dire, fare la giornata del risparmio, essere focalizzati sull'aspetto protezionistico, perché non è qui che dobbiamo ragionare in termini, lo dico anche magari scontrandomi con qualche, non sono politica corretta forse in questo momento, però credo di essere corretto invece, io non vivo politica lì, ma credo di essere corretto, perché io vivo tutti i giorni, come dire, la incertezza nella quale io magari mi devo esprimere, non avendo di fronte a me un esame in cui è mancata magari una fase in più, perché per noi la dinamica del sanguinamento, ciò che la semeiotica e la biologica che noi conosciamo tutti, cioè la macchia che diventa da piccola a grande, ma alle volte non è così veloce a cambiare, e questo ci mette in grandissima difficoltà, perché non sappiamo se quel sanguinamento è tuttora in atto o no, e questo per può significare uno shift, diciamo, di paradigma, di trattamento importantissimo. Quindi io, cara neurointerventista, vi dico, non risparmiateci una fase, per cortesia, fateci magari anche la fase tardiva, perché per noi è fondamentale. E ricordo appunto che l'attacco è come un treno in corsa. Noi siamo con una macchina fotografica, fotografiamo un treno in corsa. Quale vagone avremmo fotografato mentre ci passa davanti il treno? Non lo sappiamo. Quindi per cortesia facciamo qualche foto in più, perché può cambiare tutto per noi. Poi magari discuteremo di queste cose. Fattori in gioco. Non sono certamente per andare all'indicazione della deduzione interventistica. Non c'è monopolistico. Deve ragionare ovviamente in un team, deve capire che evidentemente ci sono cose che vanno eventualmente fatte prima dell'accesso al paziente, del paziente in una sala di radiologia interventistica. La stabilità emodinamica del paziente, non mi dilungo perché è un concetto che è stato già ampiamente rinunciato, ma anche la praticabilità di altre soluzioni, cioè è chiaro che la radiologia interventistica diventa alle volte l'unica scelta, quindi oppure non lo è, anche su questo si discute in una logica di team, quindi tutti questi fattori entrano nell'algoritmo decisionale e ovviamente su tutti domina il fattore tempo, nella consapevolezza che queste 3D, noi siamo nella città delle 3T, queste sono invece le 3D che sono il nostro diciamo obiettivo principale. Fattore tempo. Signori miei, parte del tempo utile è già trascorso. In una immaginaria timeline del film che stiamo girando, noi non siamo all'inizio, siamo già, io non so mirare pasticci, siamo qua. Tutto questo tempo è prima di noi e noi non possiamo farci nulla, possiamo solo ottimizzare il tempo che ci avanza. E cosa dobbiamo calcolare quindi? Quanto ci metteremo a fare quello che dobbiamo fare? E dirlo agli altri, comunicarlo molto chiaramente agli altri, perché tutti insieme dobbiamo decidere se il paziente ha il tempo che a noi è richiesto per fare quella procedura. Quindi questo fattore tempo si compone di, diciamo, fattori logistici, organizzativi, ovviamente, nei quali la disponibilità costante di una team di radiologia interventistica è fondamentale, e poi ci sono componenti software ho chiamato la condivisione delle immagini a distanza, perché noi nel 2019 dobbiamo trovare i nostri uffici, diciamo, informatici che ci dicono non si può far dialogare le piattaforme, non si può far vedere le immagini a casa, cioè questo io ritengo che sia abbastanza inaccettabile. Qui abbiamo avuto il dottor Cammelli che ci ha introdotto il congresso, e credo che sia una buona cosa da mettere sul tavolo come richiesta per Babbo Natale. Fateci vedere le immagini anche a casa, perché è fondamentale e io credo che sia tutto sommato possibile. E altro, le sale ibride sono state magistralmente già prima, come dire, presentate da uno degli oratori,
Anche questo potremmo confrontare sul discorso del regalo di Babbo Natale, un bel regalino questo. Ecco. Però evidentemente quando si andranno a ripensare gli spazi in cui noi dovremo lavorare, questa sarà, diventerà per ospedale di una certa importanza, non come dire una sorta di ciliegina sulla torta, ma diventerà la torta. Ok? E poi ci sono variabili procedurali, ovviamente, che sono legate all'anatomia vascolare del paziente, all'esperienza dell'operatore, a tutta una serie di cose sulle quali non mi voglio studiare. Andiamo più direttamente per macro regioni, diciamo, alle indicazioni proprio della radiologia interventistica con il trauma maggiore, chiaramente il trattamento dei sanguinamenti e delle lesioni vascolari. Quindi per ottenere l'emostasi di lesioni sanguinanti in organi o distretti corporei, per ripristinare il flusso di vasi danneggiati dal trauma, per correggere lesioni vascolari minacciose anche se non sanguinanti in quel momento. Ovviamente stiamo parlando delle cellule. Il primo capitolo, l'emostasi di lesioni sanguinanti di organi o distretti corporei. Ovviamente lo strumento del quale stiamo parlando è l'embolizzazione, lo scopo è raggiungere un miglioramento emodinamico immediato. La tecnica può essere più o meno selettiva, non devo dettagliare su queste cose. Abbiamo tanti materiali ormai che ci permettono veramente un panel di scelte importanti del quale ci possiamo avvalere. Visione di organi parenchimatosi. La Società Europea di Radiologia Interventistica Vascolare nel 2012 ha emesso queste linee guida, ovviamente il trattamento, diciamo, di attesa del wait and see quando abbiamo degli ematomi senza rilievo di sanguinamento attivo alla TC. Ancora una volta la TC costituisce il paradigma con il quale noi dobbiamo giudicare se intervenire o no. L'embolizzazione è da sicuramente effettuare quando ci sono lesioni attivamente sanguinanti e pseudoanalisi in pazienti stabili. Quindi il paziente imprescindibilmente deve essere stabilizzato prima che noi possiamo intervenire. E quando è che si può prendere in considerazione invece la chirurgia? Quando ci sono lesioni sanguinanti associate ad altre lesioni che anch'esse richiedono l'apporto della chirurgia e o nei pazienti instabili, cioè quando non c'è tempo per effettuare materialmente il nostro intervento. Un esempio di una lesione sanguinante renale traumatica, un incidente stradale, un ematoma della rene di sinistra, questo, diciamo, stravaso emorragico che già ben visibile per la sua iperdensità nelle immagini basali, le immagini post contrasto fanno vedere lo stigma del sanguinamento attivo, e si tratta di questo pseudoneurisma che viene raggiunto selettivamente e che viene embolizzato, riportando il quadro alla sua stabilità. Qui siamo di fronte a una lesione epatica, giudicato in un primo momento non attivamente sanguinante, con un ematoma sottocapsulare che poi in uno spazio di 24 ore fa questa enorme evoluzione, e l'esame angiografico fa vedere in realtà una miriade di piccoli fosci attivamente sanguinanti che vengono anche questi trattati con embolizzazione. E poi c'è un controllo a 2 mesi che fa vedere una restituzione praticamente linea con del organo. La MIZA è un capitolo importante perché abbiamo già sentito la relazione che ci ha preceduto, diciamo, lo spazio della radiologia interventistica si è molto dilatato in questi ultimi anni. Chiaramente stiamo parlando di lesioni che sono molto variabili nella loro presentazione, così come è molto variabile anche la percentuale del salvataggio d'osso. In questa metà analisi del 2017, su 23 studi, si vede come il ventaglio di efficacia della procedura di embolizzazione sferica sia molto ampio. Quello che vi volevo focalizzare solo brevemente è che nel 2018 la classica categorizzazione della EST sul grading di
danno splenico, post-trauma, è stata cambiata in modo significativo, perché siamo passati, questa era la diciamo, descrizione precedente, in cui si poneva molto l'attenzione sulla topografia delle lesioni, sulla loro profondità e così via, ma invece nel 2018 è stato, secondo me, molto bene focalizzato il problema della presenza o meno della lesione attivamente sanguinante, e il fatto che la lesione sia attivamente sanguinante indipendentemente dalla profondità e dalla estensione di quella lesione in seno al parenchima definisce una lesione come grado 4 o grado 5, e questo è un paradigma che si confà molto al nostro modo di ragionare. Noi sappiamo, con questa nuova diciamo, suddivisione delle lesioni cliniche, che nel grado 4 siamo di fronte a una lesione vascolare ancora confinata dentro la capsula, e quindi noi abbiamo lo spazio per intervenire. Nel grado 5 anche una piccola lesione, ma chissà, al di fuori della capsula, con ogni probabilità non ci concede il tempo materiale per procedere all'embolizzazione. Quindi questa è una, come dire, una puntualizzazione che è stata fatta, che ritengo molto importante per assegnare. L'embolizzazione della milza può essere fatta in due modi, il dottor Scaglione ci ha già fatto vedere dei bellissimi casi, c'è l'approccio diciamo classico, che è quello di andare a chiudere distalmente, così come avete visto prima per il rene, il ramo che sta sanguinando all'interno della milza, ma questo compromette inevitabilmente più o meno la vitalità dell'organo. Allora, in tempi più recenti è stato, ecco, scusate, no, come dire, invertita la presentazione, è stato sviluppato anche una modalità di intervento prossimale, cioè si chiude la arteria splenica prossimalmente, e in questo modo si sfrutta la presenza di circoli collaterali pur riducendo la pressione di perfusione dell'organo, e in questo modo determinando la cessazione del sanguinamento. Questo è il concetto. Interrompiamo in questo punto, dopo che le arterie pancreatiche sono già originate dall'arteria splenica, mettiamo i nostri embolizzanti in questo punto, i circoli collaterali permettono la perfusione anche dopo l'embolizzazione dell'organo. E questo è un caso in cui appunto viene embolizzata l'arteria splenica prossimalmente, si attivano immediatamente i circoli collaterali, come avete detto, e il risultato, se noi andiamo a vedere all'attacco dopo che è stata effettuata l'embolizzazione, l'organo è ancora perfettamente perfuso nella sua interezza, e questo credo che sia un concetto molto importante. Ecco, l'embolizzazione della pelvi. Le fratture pelviche sono evidentemente associate all'impatto dell'alta energia, che può essere anche un discorso di fragilità ossea nei pazienti anziani, e sono solo il 3% dei traumi muscoloscheletrici, ma la loro mortalità può arrivare fino al 25-30%. In un terzo dei casi le fratture pelviche sono associate a lesioni di organi addominali. Fino al 10-15% dei casi la presentazione iniziale è con shock, quindi sono eventi altamente drammatici e anche stagionali, perché noi abbiamo un picco di pazienti che arrivano a noi per questo tipo di immunizzazione d'estate, perché l'estate si va molto ci cresce, quindi c'è una stagionalità anche in questo tipo di traumi. La maggior parte delle emorragie in fratture pelviche hanno un'origine venosa ossea e quindi non vanno candidate alla embolizzazione. Qual è, come sempre, il key point? La evidenza di stravaso attivo arterioso, e questa è una cosa che vi voglio molto bene stressare, indipendentemente dalla condizione emodinamica del paziente. Perché indipendentemente nel caso delle fratture pelviche? Perché la complessità e ricchezza della vascolarizzazione arteriosa della pelle è tale che il chirurgo si trova in grandissima difficoltà. Non può fare altro che legare prossimalmente l'arteria ipogastrica, e questo quasi sempre non fa nulla, perché i circoli collaterali intrapelvici sono talmente ricchi e sviluppati che
si condanna questa procedura chirurgica al fallimento. Quindi noi dobbiamo intervenire, dobbiamo far stabilizzare il paziente il più possibile, fare la cosa il prima possibile, ma farlo. Questo è il concetto che voglio trasmettere. Successo tecnico nell'85-100% dei casi. La mortalità, guardate questi dati, 14% per pazienti embolizzati entro le 3 ore del trauma. La mortalità si alza fino al 75% per i pazienti trattati dopo le 3 ore dal trauma. Quindi c'è un andamento esponenziale nell'evento mortalità. Ogni ora di ritardo dall'embolizzazione si associa a un aumento di mortalità del 47%. Quindi sono dati drammatici e ci stimolano a essere veramente tutti finalizzati alla rapidità di intervento. Questo è un classico caso, una diastasi traumatica importantissima delle ossa del pube con dei focolai attivamente sanguinanti. E questo sono la classica presentazione angiografica delle emorragie pelviche. Tenete conto che noi siamo con il catetere in aorta. Ebbene, la forza di questo sanguinamento è tale che pur noi sparando contrasto dalla aorta, noi lo vediamo in queste arteriole minuscole. Poi adesso vedete qua avanti quanto sono lì. Quindi questo è un sanguinamento drammatico. Si viaggia, diciamo, con il nostro strumentario fino a raggiungere le arterie più piccole, le arterie vengono chiuse su entrambi i lati. Vedete, il carico del catetere è quasi più grande dell'arteria nel quale sta viaggiando, quindi si può fare veramente molto. E questo è il risultato finale. Cosa possiamo fare ancora? Ripristinare il flusso di vasi danneggiati dal trauma, perché ovviamente l'interruzione totale o parziale della parete significa emorragia, ma quello che vi è già stato detto prima, la dissecazione dell'ematoma intramurale significa alla fine che il vaso non è più in grado di recare all'interno di sé il flusso. Quindi questo causa una ridotta o mancata perfusione di organi e di sangue corporeo. E adesso vi faccio vedere un paio di casi di dissecazioni post-traumatiche. Questo è un rene, di rene sinistro è bianco e il rene destro è nero. Quindi cosa è successo? È successo che si è dissecata l'arteria renale, ma qualche volta, almeno, mettendo uno stent all'interno dell'arteria renale, ripristiniamo il flusso. E questo direi che è una possibilità molto interessante. Un altro caso in cui, diciamo, tutte le nostre energie intellettuali sono state in un primo momento, questo è un po' di trauma, viene anche un trauma toracico e così via, focalizzate ai focolai di frattura e quindi di sanguinamento pelvico bilaterali, ok? Niente di nuovo perché vi ho già fatto vedere queste immagini, embolizziamo di là e così via. Ma alla fine della procedura ci accorgiamo che la lieve esterna è ridotta in questo modo. Ok? Perché questo? Perché avevamo trascurato sull'attacco originale, non avevamo fatto quello che il dottor Scaglione ci aveva suggerito. La pena era così. Ok? Questa è una MIP molto artigianale, diciamo, però fa vedere bene anche la stessa immagine dell'angiografico, okay. Ma anche qui, semplicemente mettendo uno stent, si effettua questa correzione. Terza possibilità, correggere lesioni vascolari minacciose anche se non sanguinanti, ma poi ci sarebbe molto da discutere su questa possibilità sanguinanti e non sanguinanti. Questo è un caso veramente drammatico, dopo un trauma cervicale, una carotide di una signora con dei vasi anziana, con dei vasi molto malastici,
ridotte in queste condizioni. Questa è una MPR della stessa. E qui ovviamente la soluzione è lo stand coperto, che con grande velocità andiamo a mettere dopo aver studiato geograficamente il vaso. Vedete come era ridotto quel vaso, pieno di placche, pieno di... La prete vi ha ceduto sulla base di questa malaccia precedente. Facciamo avanzare lo stent, lo dilatiamo ed ecco che otteniamo un risultato, direi, molto buono. La aorta è un classico caso che vi è già stato fatto vedere, non mi dilungo oltre. Ci sono anche delle complicanze non vascolari del trauma. Spesso queste non prendono il sopravvento durante la fase più acuta del trattamento. Stiamo parlando di bilomi, di urinomi, di ematomi o raccolte infette che richiedono un'azione di drenaggio, che può essere fatta ovviamente sotto guida ecografica o TAC. Vi faccio vedere questo caso perché è un caso che a me piace molto, mi ha insegnato molte cose. Un ragazzino che cade dal motorino si procura questo gravissimo danno epatico, questa è una lesione grado 5. Che fare? Non ci fidiamo, o perlomeno non sappiamo bene se la TAC ci dice qualcosa di definitivo sul fatto che ci sia un sanguinamento arterioso in acqua, quindi facciamo un'angiografia. L'angiografia è negativa, non ci sono posti di spandimento attivo. Quindi cosa facciamo? Mettiamo semplicemente in quella grande rapporto ematico biliare che si era creata fra i due lobi un bel drenaggio. Sappiamo tutti che capacità riparativa il fegato, e dopo 3 mesi questo è il risultato. Quindi anche sul versante non vascolare la radiologia interventistica può fare molto. Finisco con l'ultimo caso che c'è, un po' provocatorio, nel senso che qui non c'è un trauma, ma la signora è anziana, è in tavolo, arriva in pronto soccorso e staziona anche in pronto soccorso proprio perché la sua anamnesi non è di trauma. Ma quando arriva finalmente alla TAC ha questa cosa, così piccola, come vedete, questa è una visione sagittale, siamo attorno ai 19 cm. Appena. No, no, perché era oltre 90. Non si sa fare. Solita immagine che avete già visto, solita immobilizzazione. Ecco, quindi non sempre il politrauma maggiore è l'unica via di accesso per questo tipo di pazienti. Mi lascio con questa ulteriore piccola provocazione. Nell'ora più importante, cos'è che è più importante fare? Comunicare. E un omaggio a sempre al dottor Scarrione. Made is not said, said is not heard, heard is not understood, understood is not done. Attenzione. La comunicazione è l'arma più pericolosa che abbiamo in mano come la cura dei nostri pazienti. Grazie.